Eccoci amici appassionati di cucina, anche oggi siamo pronti per fare la nostra spesa a Loreto Brutino da Conad Amazon. Buongiorno direttrice. Buongiorno Jennifer. Buon lavoro. Grazie. Amici, anche oggi mi lascio ispirare da questo meraviglioso reparto ortofrutta. Veramente il punto di forza di tutti i nostri Conad, prodotti sempre freschissimi e soprattutto controllati. La nostra spesa sarà semplicissima, dei peperoni. Anche oggi ci aspetta lo chef Marco Caldore. Ben ritrovati appassionati di cucina, anche oggi con grandissimo piacere torniamo presso il ristorante Caldora Punta Vallevò a Rocca San Giovanni. Sì. E salutiamo il nostro chef. Buongiorno. Marco Caldora. Ciao, ciao. Che ieri insomma mi ha realizzato una ricetta veramente sfiziosissima. L'hai fatta pure a casa? Ancora ho avuto tempo, però ti prometto che lo farò. Vabbè. Lo farò. Oggi, visto che ieri mi hai soddisfatto pienamente, ti ho portato dei semplicissimi peperoni. Perfetto. Ti voglio mettere alla prova. Perfetto. E noi la prova la accettiamo. Ok, accettiamo la sfida. La sfida, niente, allora noi con i peperoni che facciamo? Facciamo un grande classico della cucina abruzzese, della costa, tra bocche. Qua mandiamo di pesce povero, parliamo di sgombro. È un pesce azzurro, quindi i valori di questo pesce azzurro senza che vi sto a spiegare perché ormai lo conosciamo un po' tutti. A livello nutrizionale, insomma, è importantissimo mangiare pesce azzurro. Esattamente. È un pesce molto grasso, quindi noi lo facciamo alla brace. Lo facciamo alla brace. La stessa cosa facciamo con i peperoni, esattamente. Peperoni arrostiti e li spegliamo e li tagliamo a listarelle con un filo d'olio, aglio e un po' di prezzemolo. Ok, quindi classicissimo. Classico, quindi qua c'è poi... Ed ecco i miei peperoni belli sistemati. Ok. Lo sgombro invece, una volta decapitato, pulito, sviscerato, lo dobbiamo polpare. Adesso lo facciamo... Così, una curiosità, per quanto tempo deve cuocere lo sgombro? Cioè, Dipende dalla grandezza, l'importante è avere sempre una fiamma, una brace bella vivace, sì, perché avendo un pesce grasso la cottura deve essere veloce, altrimenti poi diventa stopposo, diventa una cottura veloce. Quindi poi lo dobbiamo sfilettare, anche perché lo sgombro è un pesce che ha molte spine, giusto? Sì, però, ecco, quindi dobbiamo essere bravi a fare questa operazione. Se è preso lungo la spina dorsale, diciamo, nella parte superiore. Questa è un'operazione importante. È importantissima perché se noi facciamo un range e ci mangiamo un piatto di spine. Ecco, aperto. Ok. Dalla parte. E io sono una che odia le spine. Eh sì, poi anche fastidioso. Sì, quindi insomma. Però una ricetta fritta mangiata senza le spine non è una ricetta fritta, dai. Questo è vero. Ecco qua. E quindi qui vedete, fatto così abbiamo proprio tutte il filetto è integro. Semplicissimo. Ecco, vedi, io già mi ero fasciata la testa che non volevo il pesce con le spine. No, con calma e pazienza, fa tutto. Ok. Allora, a questo punto ci abbiamo il filetto pronto. Gli diamo un po' di importanza, un po' di il tocco dello chef. Di valore a questo piatto, ma sempre con semplicità. Niente di che. Abbiamo un formaggio semincerato di vacca, quindi senza usare formaggi importanti. Ecco, un formaggio di mucca, un semincerato, né morbido né troppo duro. Semplicissimo. Lo grattugiamo e lo impastiamo solo con un po' di prezzemolo e basta. Ah, quindi allora dobbiamo far scaldare una piastra. Una piastra, una crepiera, ecco una cosa... Ah, ok, antiaderente. Antiaderente. Io sono così curiosa di imparare a fare questa cosa. Quindi dobbiamo formare una striscia? Esattamente. Una striscia di formaggio. La padella deve essere sempre ben calda. Ben calda. Ok. Quindi
quindi questo praticamente fonde, deve fondere. Deve fondere, sì, sì. Ok. Che cioè, cosa ci aiutiamo con una pinzetta, altrimenti il formaggio poi... Ok, wow! Voilà. Ah, addirittura lo giriamo. Ma dai, che cosa mi hai imparato oggi? Sì. Giusto il tempo di dorare, ecco, sì. deve dorare. Quindi l'importante sì. è avere una padella antiaderente sì. che sia sì. a temperatura elevata. Temperatura elevata, altrimenti... Io amo il formaggio. Sì, sì. E poi andiamo a creare un anello. Ah, lo dobbiamo anche... mi sembrava troppo semplice la cosa. Ci andiamo a chiudere. Così. Ok. Prendiamo questa, se no, ok, ok. Ah, quindi questo si attacca in automatico. Sì. E ci creiamo una cialdina. E questo poi possiamo dare la forma che vogliamo, cilindrica, possiamo fare con una coppetta. L'abbiamo praticamente saldato. Esattamente, abbiamo fatto così. Ma guarda, ma che meraviglia! Ma hai proprio ragione, che le cose semplici, a vederla così sembra una cosa... Che sai che ci vuole fare questo? Infatti, noi siamo fortunati ad avere un team di chef, tutti bravissimi. L'abbiamo fatto solidificare, come si raffredda prende la sua forma. Ok. Adesso dentro questo canestro andiamo a mettere il nostro sgombretto. Sgombro. Beh, questo poi, insomma, ricordiamo ai nostri telespettatori che si può utilizzare in mille modi. Ma come sì, piatto d'entrata, ma come, no? Come aperitivo, come aperitivo. Anche come secondo piatto se c'è un primo molto abbondante. Sì, ecco, come secondo piatto, come si può fare, la cialdina si può fare anche più grande d'estate invece di farlo certo. con una giardiniera di verdure fresche. Guarda, sai cosa mi intriga e cosa mi piace più di questo piatto? Ma è una cosa che ho apprezzato anche ieri. Mm-hmm. E diciamo questo connubio tra i prodotti di terra e prodotti ma del sì, mare. Ma sì, ma per forza. Perché veramente c'è l'Abruzzo in questo sì, piatto, sì, c'è noi l'Abruzzo. Abbiamo sempre puntato a una cucina del territorio. La costa di Trabocchi appunto è fatta di mare e orti, si barattava il pesce con le verdure. Il brodetto, da dove nasce il brodetto? Il brodetto nasce dallo scambio tra i pescatori della costa frentana con i contadini della Val di Sangro. Oggi Val di Sangro è vero che è una zona industriale, ma prima erano pomodori, erano ortaggi. L'identità abruzzese che presente in questo piatto e che ci rende orgogliosi e fieri di essere abruzzesi. E noi con la nostra trasmissione Chef in Cucina cerchiamo sempre di celebrare l'Abruzzo. E poi, insomma, che dire, con la bravura dei nostri chef, ma è tutto semplice. Ecco, vedere te sembra tutto molto semplicissimo. No, ma ci è semplice. Però io vi voglio ricordare di provare a realizzare questi piatti nelle vostre cucine e di tornare veramente a ritrovare, scoprire il piacere della cucina. Sì, ma infatti. Perché a volte magari possiamo sbagliare una volta, però la seconda volta, vero? Che dici? Andrà meglio. Esce meglio. La terza ancora meglio. Aggiungiamo un filo d'olio. C'è un profumino di quelli proprio che stimolano l'appetito. Sì, sì. In modo... Wow, che bello. Perfetto. Marco, è stupendo. Stupendo e poi velocissimo. Io ti grazie. Ringrazio e ti chiedo di... Ecco, noi insegniamo ai nostri telespettatori anche ad abbinare il vino giusto. Sì, io con questo piatto preferisco abbinarci, per esempio, un cerasuolo. Questo è Punta Rosa, sì, Punta della Rosa. Cantina Marchesi di Cordano. Cordano, sì. Una cantina, insomma, un cerasuolo perché è appunto un piatto di carattere, ecco, non è un piatto delicato, è un piatto di carattere, okay. Quindi un cerasuolo... Poi si fondono diversi gusti, quello del formaggio, quello dei peperoni, l'arrosto, l'olio, insomma, è un piatto che ha il suo carattere e noi ovviamente, oggi ti verso io, un po' di vino. Perfetto. Facciamo un brindisi per i nostri telespettatori. Sì. Veramente sono, come dire, colpita, ecco, dalla velocità con la quale abbiamo realizzato un piatto che, insomma, all'occhio ha la sua importanza, perché i nostri piatti sono buonissimi, ma sono anche bellissimi, perché anche l'occhio vuole la sua parte. È normale. Sì, sì. Io ti rinnovo i miei complimenti e ti invito a prepararti per domani, perché sì, io tornerò di nuovo qui. Promesso. Tutti i giorni, Chef in Cucina, su Rete 8. Cin.